Alessandra Casoli, al di là del 3-0, però una partita con la rivale di Udine veramente bella, con certe azioni mozzafiato. Sì, beh, loro ci hanno dato del filo da torcere, ma posso dire che nessuna partita è facile. Bella squadretta, difendono bene, battono, hanno battuto molto bene, ci hanno messo in difficoltà in ricezione e ti ripeto, in difesa sono state brave. Il pubblico si è proprio divertito però, a differenza del solito, non è il discorso di partita facile, c'è proprio divertimento, avete dato spettacolo. No, spettacolo no, comunque ripeto, abbiamo dato spettacolo semplicemente perché la partita era, c'era gioco, anche loro hanno combattuto e quindi insomma abbiamo dovuto sudare per questi tre punti. Senti, ma per far dire al vostro boss il tuo cognome giusto, cosa dovrei fare? Vincere il campionato e portare la squadra in A? Se vuoi te lo dico io, Casoli. Ma non a me, ma al vostro buon boss, cosa devi fare per convincerlo? Vinceremo sto campionato, aspetta che... con tutti gli scongiuri... L'ha detto. No, vabbè, non ci possiamo nascondere, la squadra è stata allestita per questo. Certo, non è facile, perché ogni partita bisogna lottare. Ma guarda, con un uomo come lui vai tranquillamente in B. Brava capitano, complimenti. Complimenti al capitano. Senti, perché ti lamentavi delle divise tu prima? Perché ci tenevo che andassero bene, ma si sono lamentate le ragazze, definendolo pigiama... Giocheranno. C'è rimasto male. Nude. No, c'è rimasto male. No, dai, sono carine pur, sono colorate. Bella partita, sono contento. Ma le scelte tu o tua moglie? No, l'ho scelta io, scelgo tutto io per le ragazze. Calcio, un 3-0 che probabilmente non vi dà onore perché la partita era veramente bella, con certi momenti di gioco appassionante, dove proprio sembrava che non si dovesse finire mai, e soprattutto nei momenti critici. Dei recuperi di palla dove a un certo punto la ragazza ancora un po' in un passaggio stava andando in spogliatoio a recuperare la palla. Ma per noi è stata una partita complicata perché la nostra è una squadra abbastanza giovane fondamentalmente, ma siamo contenti perché siamo riusciti un po' a crescere, le avversarie sono scese come ritmo, ma noi siamo riusciti ad adattarci al loro gioco e a risolvere un po' di problematiche. Per noi venire qua non era facile, è una partita difficile, lo sapevamo, la squadra avversaria è una squadra strutturata comunque per salire. Noi siamo una squadra strutturata per fare crescere le giovani e giocare una pallavolo che possa essere bella da vedere, se possiamo. Credo che stasera noi andiamo a casa contenti nonostante non abbiamo fatto punti, tutto sommato. Anche perché lo dobbiamo anche ricordare, a volte ci dimentichiamo, al di là poi dei risultati, lo sport è bello quando anche... ci si diverte, lo so, i punti fanno sempre gola, fanno sempre piacere, però veramente la partita che il pubblico triestino e friulano, perché avevate anche diversi sostenitori, sì. Anche uno da Pieris che è quasi nel confine dell'area friulana, perché quasi, però veramente avete fatto un bello spettacolo sia voi che loro. Beh, insomma, sì, ringrazio per gli elogi, alla fine in campo ci sono delle ragazze. Abbiamo sofferto un po' di tensione, poi ci siamo un attimino sgrezzati via. E che dire, bene, ci siamo divertiti tutti e via, insomma. Però dico che comunque giocare è bello, ma vincere lo è di più. Quindi, e questa ce la portiamo a casa, dai.